Penultimo appuntamento del campionato AC eSport 2024 Prototipi. Siamo ad Aragon e andiamo a scoprire questa bellissima e molto tecnica pista insieme. Staccata di curva 1, si passa dalla sesta alla seconda marcia. Importante tagliare tantissimo, presso sul cordolo, fare rotazione col posteriore, poi giù tutte le marce. Curva 2 in pieno, curva 3 da fare in pieno, molto precisi, cordolo esterno, cordolo interno, occhio al dissuasore interno. Sesta marcia, si frena, curva 4, ma soprattutto per curva 5 è molto difficile l'approccio, si frena in combinato, quindi sterzo più freno. Seconda in progressione, curva 6 in pieno, poi si arriva in un'altra curva molto molto difficile da interpretare, curva 7. Seconda marcia, si lambisce il cordolo interno, il rosso del cordolo interno, perché si prende tutto il cordolo basso. Via gas, curva 8 e 9, il cava tappino, seconda marcia in ingresso, prima in uscita, si taglia tantissimo, gli off track sono molto permissivi qua, giù piena trazione per quella che è curva 10 da fare in pieno, si taglia anche qua oltre il cordolo interno, curva 11 è questa semicurva che ci porta poi alla difficilissima curva 12, si frena ai 100 metri, anche in questo caso seconda marcia, occhio al dissuasore interno, il rosso non va preso. Curva 13, pieno, curva 14, molto complicata, si frena poco prima dei birilli, seconda marcia, occhio a non far allargare troppo la macchina, richiamo immediato per curva 15, prima marcia, giù tutto il gas per questo rettilineo e si arriva là in fondo alla curva 16, 17 e 18. Il layout è layout moto, quindi si fa un curvone meraviglioso, eccolo qua, quarta marcia, si frena pochissimo, si punta subito, si sta stretti sul cordolo, presto sul gas a fare rotazione col posteriore e questo è un giro ad Aragon.